Ciao amici di Italia Top Games, cominciamo la nostra settimana di partite da disputare per i soliti due eventi, speriamo che le cose cambino presto, prestissimo. Comunque qui abbiamo il mio Bayern Monaco. Allora iniziamo a mettere Schull a posto di Upamecano, che vale 86. Comunque le squadre sono un po' cambiate. Mettiamo Davis a posto di Richard, Neuer va bene, Pavard, Schull, Hernandez, un po' mediani, no, Tulis, Goretzka, quanto mi fa Goretzka da mediano? Sì, allora meglio, Müller, no, Musiala, CLS non esiste proprio, mettiamo Coman, ecco, adesso è il mio Bayern. Tattiche, non voglio fare possesso di palla, ma voglio fare vie laterali, ok. Vediamo se è una buona tattica, ma poi tanto dipende molto dalla qualità dell'avversario. Ne ho vinto il 75-76% fino adesso, lo mostrano nel video precedente. All'incontro di oggi. Vediamo oggi come va. Un classico del calcio europeo, Manchester United Bayern Monaco. Vediamo come va. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio, clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Poco importa che si tratti di una finale di Coppa o di un'amichevole estiva, se c'è qualcosa che non manca mai all'Old Trafford di Manchester, è l'atmosfera magica che si respira al suo interno. Nel frattempo la gara è iniziata. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Cristiano Ronaldo, uno dei calciatori migliori di oggi, ma anche uno dei migliori di sempre. Non importa quale sia l'avversario, un giocatore così non può che essere al centro dell'attenzione. Sicuramente anche i compagni confidano nelle sue doti. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Bruno Fernandes. Show raccoglie un passaggio dalla rete, ci mette la testa. È mancata un po' di precisione. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Bene. Sceglie di andare per via verticale. Si passava. Sapeva già bene. Tutto, anticipa l'avversario. Vede lo scatto e cerca la profondità. Sulla fascia, è libero. Gnabry cerca il tocco filtrante. Suggerimento fuori misura questo. Bello. Müller. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Show. McTominay. Siamo ancora sullo 0-0. Niente. Show fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova a darla profonda nello spazio. Ah. Fabrizio, ogni tanto qualche skill potresti pure fare. Io niente. Wan-Bissaka ci prova con un pallone profondo. Scatta verso il pallone. Buona opposizione della difesa. Devia la palla in calcio d'angolo. Ecco l'arbitro che ha dato il vantaggio, ma adesso dà anche giallo. Ho fatto. Vabbè. Ma ha schippato. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. No. Vabbè. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Vabbè, io non ho capito il cartellino per la Coman. Che cavolo, non c'è nessuno? Palla che torna nella zona del portiere. L'estremo difensore la caccia lunga. Grande Davis. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Pallone interessante, in verticale. Qui c'è
E qui falliscono nuovi. Ragazzi, su, diamoci una svegliata. Non mi sta piacendo per nulla questa partita. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Ah, decreta un calcio di punizione. Non lo so. Non finisce sul referto per il momento, l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Col discorsetto. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Arriva Cristiano Ronaldo. C'è spazio, occhio! Vede lo scatto e cerca la profondità. Fuori gioco. Rashford in fuori gioco. Show. Lungo passaggio in avanti, pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Prova a darla profonda nello spazio, c'è l'opportunità per il contropiede. Bravo. No, vado in fuori gioco. L'avevo vista. Posizione irregolare però. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Ci prova con un pallone profondo. Bravo Pavard. Gnabry e passa. Show. Greenwood. Bel pallone. Errore qui, pallone sprecato. Müller filtra la palla in profondità. Un inserimento perfetto, Fabio. Si libera la grande. Che? Sono almeno calcione. Vabbè. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Cristiano Ronaldo. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Sceglie di andare per vie verticali. Wan-Bissaka ha spazio per affondare. Riceve la palla. Scodella in avanti. Lewandowski. No, perché? Vince il duello fisico e fa su il pallone. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. È una bella battaglia. Non mi sono piaciuto molto. Allora, togliamo Coman perché ha preso questo ammonizione. Non ho capito, meglio mettere Sané. E poi basta. Non puoi sperare di vincere una partita se non tiri mai in porta. Oppure proviamo. Va bene la prudenza, ma oggi le squadre stanno esagerando. Proviamo la doppia punta. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Avanti. E spostiamo Goretzka più avanti e Kimmich in mezzo. Proviamo, vediamo che succede. Substitutions taking place. E si ricomincia a giocare. Il Bayern Monaco avrebbe potuto tranquillamente chiudere il primo tempo in svantaggio. L'allenatore non può essere soddisfatto della prestazione. Ora vediamo se è riuscito a dare la sveglia ai suoi giocatori negli spogliatoi. Si avvicina alla porta. Pronto? Bella parata! Show. Occasione per il contropiede. Bravo. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Bravo. Pallone interessante in verticale. Pallone che poteva diventare pericoloso. Ci mette una pezza.
McTominay, Wan-Bissaka. Ok. Kimmich. Grande Kimmich. C'è retropassaggio. Ragazzi, siamo migliorati tantissimo nel secondo tempo. Però siamo ancora 0-0. Ok, adesso. Arriva Cristiano Ronaldo. Errore qui, pallone sprecato. Bravi. Vede lo scatto e cerca la profondità. Lewandowski. Ah. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Darla profonda nello spazio. Opportunità di ripartire. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Sulla fascia, in profondità. No. Stavo sbagliando. Stanno giocando con una concentrazione sovrumana là dietro. Cristiano Ronaldo. Usa le sue doti tecniche. Fallo, dai. Calcio di punizione. Sono un attimo L2. Esagerati. Posizione davvero ghiotta. Vedremo se capitalizzeranno. Bruno Fernandes. No. Rete uno speciale. Una prelibatezza. Un gol bellissimo questo. Bellissimo. Forza ragazzi, solo forza. Lui poteva cercare e trovare una parabola del genere. Un gol splendido. Ha preparato il pallone con cura. Voleva metterlo proprio lì ed è riuscito nel suo intento, facendolo quasi sembrare semplice. 1-0 dunque. Sono in vantaggio, ma c'è ancora tempo. La partita rimane aperta. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Pogba. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. No! Vantaggio di 2 gol. La partita si mette in discesa. Ovviamente esultano. Un gol è un gol, ma la palla è entrata a causa di una deviazione importante. Doppietta per lui. Grande impatto sulla gara. Che sfiga, ragazzi. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. E passa. Rubare palloni così non è mai un caso. Sale sulla fascia destra, caccia di opportunità. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Pogba. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. No. Vede lo scatto e cerca la profondità. Bruno Fernandes ha cercato il pallone profondo, ma il compagno non ci è arrivato. Errore qui, pallone sprecato. Alza la palla in profondità verso un compagno. Chiude il triangolo. Kimmich riconquista la palla. Sceglie di andare per vie verticali. Rashford sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Oh. Greenwood. Non ci siamo, ragazzi. Non ci siamo. Spazio per il tiro. Ecco il splendida reazione del portiere. Proprio. E potevano portarsi partita maledetta. Poteva chiudere i giochi Fabio. Forse è arrivato sul pallone troppo sicuro di sé. Ci prova con un pallone profondo. Lewandowski. Si libera la grande. Il
traversone viene intercettato, si riprenderà con un calcio d'angolo. L'ultimo tocco è stato dell'attaccante, ma sì, va, sarà solo ma rimesso va. Da fondo. Beh, è destino. Partita. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Naturalmente ora cercano di temporeggiare. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene e dovranno riprovarci. Prova il tiro! Dai! Trovano la rete! Tutti in avanti e proviamo a pareggiare. Dopo questo gol. Aggressività e verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica. Choupo-Moting, no. Errore del fallo. Finisce sul referto dell'arbitro con un'ammonizione. E il gioco sta diventando un po' troppo maschio. L'arbitro dovrebbe prendere in mano la situazione. Una bella possibilità. There will be 3 minutes added time. E passa. E peccato, non ci arriva. La calcia con forza ed evita azzardi. Süle ci prova con un pallone profondo. No, perché fuori gioco? L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. No. Rashford. È andata male, ragazzi. È andata male. Cercherò di rifarmi alla prossima partita e al prossimo video. Ciao.